La tecnologia e il fattore umano, NFT e metaverso, la trasformazione digitale. Bene, questi sono gli argomenti della nuova puntata del Lakers Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Lakers Show. Ormai lo sapete, Lakers Show racconta il mondo della tecnologia attraverso i protagonisti, lo fa facendoli parlare, raccontare quello che vedono, quello che vivono tutti i giorni all'interno e con le proprie aziende e con i propri clienti. Come sempre vi invito a mettere like, mi piace, farmi sapere quali sono gli argomenti che vi interessano di più, in modo che io possa trovare qualcuno che nelle prossime puntate possa venire a raccontarci qualcosa. Vi chiedo anche, insomma, di seguirmi un po' su tutte le piattaforme, sia sui social che in tutte le piattaforme podcast. Vi ricordo che peraltro su Spotify è presente anche in video, quindi insomma vedete il Lakers Show, lo potete ascoltare e vedere contemporaneamente, quindi ovviamente su tutti i vari social da YouTube in poi. Vi ricordo anche di far sapere alle TV locali che ripropongono il Lakers Show che vi piace questa trasmissione, in modo che insomma possano riprogrammarla in maniera forse un pochino più efficace. So che qualcuno mi ha scritto che mi hanno visto in orari più strani. Vi ricordo che la versione televisiva comunque ha un taglio leggermente diverso, è più corta e un pochino più consumer, e anche la scenografia è un po' diversa, anche se oggi insomma sto facendovi vedere com'è lo studio nella versione televisiva, cosa che settimana scorsa mi ero ripromesso di fare, ma alla fine poi qualcosa non era andato per il verso giusto, dovendo montare la trasmissione in fretta l'abbiamo fatto. Ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo. Sono qui con Alessio Lecchiara, country manager di Econocom. Perché? Perché volevo un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo della trasformazione digitale, insomma, da chi ha tanti clienti, insomma, tante sollecitazioni, ha tante proposte, e vorrei proprio capire che cosa sta succedendo, se torneremo al periodo pre-pandemico oppure no. La risposta ce l'ho già, quindi Alessio, benvenuto a Lakers Show, e partiamo proprio da questa provocazione: che cosa state vivendo in questo momento? Beh sì, è chiaro che oggi ci troviamo all'interno di un contesto che non è facile da leggere. Ora, noi come Econocom chiaramente, e specialmente per il gruppo che io rappresento qua in Italia, ci preoccupiamo soprattutto del contesto italiano. E se lo andiamo a vedere da un punto di vista geopolitico, vabbè, siamo tutti coscienti di quello che è oggi un po' lo scenario assai incerto e connato al mondo geopolitico, e che si riflette poi su tutta una serie di stream che abbiamo anche all'interno della nostra country. Quindi banalmente possiamo vedere l'aumento dei tassi, gli effetti inflattivi, il caro energetico, che sono sicuramente tutte situazioni che impattano in maniera, oserei dire, drastica il mondo di tutte le aziende. Se a questo noi aggiungiamo che mediamente tutte le aziende con cui abbiamo a che fare, è chiaro che l'IT o l'ITC non è il core business, è chiaro che è una funzione o diventa molto spesso una funzione abilitante di supporto, e su questo ci troviamo di fronte a diversi tipi di interlocutori. Parliamo con large corporate, allora in questo caso sicuramente c'è maggior, mettiamola così, consapevolezza di quello che può essere l'improvement che deriva dall'accesso alla digitalizzazione e dal restare up to speed con quelle che sono le evoluzioni in tal senso. Un small medium business, o comunque quello che poi è la parte principale del tessuto italiano, su questo ritengo che ci siano ancora dei gap, e si tende a privilegiare quello che poi è il business corrente, quello che è il core business della società, spesso non apprezzando fino in fondo quelli che possono essere gli effetti positivi che derivano dal miglioramento, dalla digitalizzazione, dalla trasformazione in tal senso. Quindi questo è un primo punto. E all'interno di uno scenario che è sicuramente incerto da un punto di vista macroeconomico, oggi quello che assistiamo è sicuramente un po' un'attitudine di stare un pochino alla finestra. No, di stare alla finestra, di aspettare prima di investire, o comunque di farlo in maniera molto prudenziale, perché ancora non sono chiari quelli che sono gli effetti, sia in termini di ripresa sia in termini di fiducia su quello che è il mercato. Dal canto nostro, quello che pensiamo è che ad ogni modo
diciamo, il grande stream che è nato con gli effetti della pandemia, oramai sia uno stream non arrestabile, ongoing, su cui oramai ci siamo tutti quanti, abbiamo preso confidenza, ci siamo focalizzati, abbiamo visto che può funzionare e su cui noi riteniamo che continueremo sicuramente a investire e ritengo che le stesse aziende continueranno a lavorare anche da un punto di vista non solo di riorganizzazione, di rivisitazione di quelle che possono essere policy interne, metodi di lavoro, banalmente lo smart working, ma anche da un punto di vista culturale. Ah, sono veramente d'accordo su tutto quello che hai detto, cioè il cambiamento culturale è un percorso che c'è, non si torna più indietro, quindi tutte queste cose le abbiamo, secondo me, ormai apprese e le abbiamo portate a casa, no? Cioè, non possiamo più farne a meno. Detto questo, poi voi siete quelli che portate la tecnologia all'interno dell'azienda, avete una forte propensione, insomma, alla user experience, no? A come si fanno le cose, come vengono proposte le cose, no? Questa è una caratteristica vostra, ma da che cosa nasce? Beh, questo anzitutto nasce da quelle che sono le due risorse principali che abbiamo all'interno della nostra azienda, no? Ma cito in prima battuta quello che è il capitale umano, quindi la nostra è un'azienda di persone, quindi quello su cui noi dobbiamo investire necessariamente in prima battuta sono sulle competenze delle persone, sono sullo sviluppo di quelle che sono ovviamente competenze relative in termini softwareistici, in termini di soluzioni, in termini di efficientamento. E poi accanto a questo è chiaro, no, che ci deve essere anche la propensione da parte nostra, a livello di cultura, a rimanere sempre up to speed con quelle che sono le evoluzioni, quindi mantenendo un fortissimo legame con quello che è tutto il mondo di partner. Parlo di vendor, parlo di altri business partner, con cui dobbiamo interagire e lavorare all'interno di questo ecosistema per favorire la trasformazione digitale. Quindi i primi due fattori sono fattori culturali e fattori di competenze. Come gruppo Econocom è pacifico che qua in Italia lavoriamo su due lati, lavoriamo da una parte su quelli che sono l'abilitazione appunto della user experience, la facilitazione della user experience in maniera a volte anche un pochino più banale, no? Senza utilizzare nomi altisonanti o comunque o inglesismi. Noi quello che tentiamo di fare è quello proprio di facilitare l'utilizzo della tecnologia, proponendo soluzioni che siano più semplici, proponendo alle aziende con cui lavoriamo la nostra capacità intrinseca, perché rimanere sempre aggiornati in tal senso, rimanere aggiornati sull'evoluzione tecnologica non è una cosa facile, richiede appunto un continuo investimento, richiede stare attenti alle certificazioni, anche in virtù di quella che è l'evoluzione su tanti altri fronti, ad esempio di compliance, di privacy, eccetera. Quindi questi sono sicuramente argomenti che per un'azienda che magari è di tipo di carattere industriale è difficile rimanere focalizzati. E allora noi mettiamo a disposizione la nostra capacità e mettiamo anche a disposizione la nostra esperienza proprio per ottimizzare questi tipi di processi e per far comprendere ai nostri clienti come effettivamente possiamo facilitare loro la vita e magari anche produrre degli efficientamenti. Efficientamenti, no? Che sono sempre quelli che vanno a cercare le aziende da sempre, no? La trasformazione digitale, se pensiamo, nasce proprio da lì, no? Cioè il percorso di miglioramento, cambiare le cose, farle meglio, cercare anche di trovare nuove soluzioni, no? È un bel periodo anche però se ci pensiamo dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, della gestione dei dati, no? Del cloud che ovviamente si sta espandendo, ma che ancora non è arrivato ovviamente ai massimi livelli, no? C'è ancora tanta strada da fare. Quanto, insomma, le aziende vi stanno chiedendo di essere accompagnate e come fanno, insomma? Ma dunque, diciamo che siamo relativamente fortunati perché abbiamo una base di customer veramente ampia e quindi diciamo superiamo la migliaia di unità, di conseguenza questo ci conduce ad avere un altissimo numero di richieste.
È ovvio che poi noi tentiamo sempre di ampliarla, no? E di lavorare sempre di più su quelli che sono prospect, nuovi customer, eccetera. E questo chiaramente fa parte di una logica di business, ma direi anche di una logica di impresa. È vero che le evoluzioni che ci sono molteplici. Hai citato giustamente la transizione sul cloud, questo è sicuramente uno stream molto importante. Anche qua ci sono, dipende sempre di cosa parliamo, dipende sempre di quello che è l'azienda cliente. È chiaro che se andiamo su un settore come il banking o l'insurance, gli stream a cui assistiamo sono un po' diversi da quelli che possiamo assistere quando andiamo sul small medium business, no? Dove in realtà l'accesso al cloud può diventare più facile, chiaramente trasferendo quelli che sono i nostri expertise, trasferendo quelle che sono le nostre soluzioni. Ma ancora di più, oltre a questo, l'intelligenza artificiale, la gestione dei dati, anche questi sono sicuramente temi assai importanti. Ancora più importanti ritengo che sia la cyber security in questa fattispecie, proprio per l'evoluzione che c'è stata all'interno del smart working. Hai anticipato la prossima domanda, quindi bravissimo. Ah, bene, allora quindi sono riuscito a identificare quello che poteva essere un'area da coprire. Qua il tema è ancora più importante per tante ragioni, perché io dico sempre questo quando parliamo anche fra di noi internamente: per quanto si possa essere bravi, no, nell'identificare quelli che possono essere soluzioni, rimedi, eccetera, nella realtà del fatto il tallone d'Achille ancora oggi rimane il fattore umano. Ed è lì che secondo me si deve lavorare sempre, è lì che dobbiamo mettere tutti i nostri sforzi in ordine da raggiungere un livello di comprensione, di consapevolezza di quante azioni, di quelle azioni che anche quotidianamente poniamo in essere, possono essere potenzialmente dannose o possono cagionare una violazione di quelli che sono i sistemi. Di conseguenza noi su questo abbiamo lavorato tantissimo sulla parte di training, di learning, no? Perché è proprio nella stragrande maggioranza dei casi che abbiamo identificato e che abbiamo potuto appurare anche lavorando per i nostri clienti, è il fattore umano che molto spesso cagiona quella che può essere una breach, una violazione di sistemi. E questo va a 360 gradi, impatta chiunque, impatta dal manager, impatta l'impiegato, quindi ci vuole veramente una cultura in tal senso, e il fatto di poter avere la possibilità di spiegare quelli che sono meccanismi di controllo, di gestione, best practices, ritengo che sia un'arma fondamentale per supportare le aziende e aiutarle a trovarsi in serie difficoltà. Allora, veramente oggi hai toccato il tema fattore umano, sia per la crescita della tua azienda, sia come criticità, no? Quindi il fattore umano è al centro. Noi lavoriamo nel digitale, ci occupiamo del digitale, sembra che l'umano debba sparire, no? C'è chi racconta, no, questa storia per cui insomma le macchine sostituiranno gli uomini, i robot ci sostituiranno gli uomini. In realtà siamo in una parte del percorso, di questo percorso che stiamo facendo, in cui il fattore umano è sempre centrale. Ma condivido al 100%, io ritengo che sicuramente avremo evoluzioni, sicuramente ci saranno tutta una serie di meccanismi che potranno cambiare nella sostanza, però è anche pacifico che poi rimane quella che è la natura dell'uomo, no? Il business alla fine è fatto anche di relazione, il business è fatto di strette di mano, no? Anche di un caffè, anche se magari questo è venuto un pochino meno all'interno del frame della pandemia. È inutile, è un po' come mettersi davanti a tutta una serie di situazioni e pensare che queste vengono governate totalmente dagli altri. Alla fine sono le idee dei uomini, delle persone, delle donne che lavorano all'interno di un'azienda che determinano quelli che sono poi i risultati. Quindi il fattore umano sicuramente rimarrà, a mio avviso, sicuramente ci sarà sempre e comunque il coinvolgimento delle persone, perché siamo noi che siamo un pochino artefici di quelli che possono essere le scelte di fondo.
all'interno della digitalizzazione è vero che si può pensare che con uno smartphone oggi si possa governare mille cose, no? Se pensiamo anche alla nostra vita quotidiana, no? Si può regolare il riscaldamento, si possono fare compravendite, si può fare la spesa online, eccetera. Però alla fine c'è sempre comunque l'interazione con l'essere umano. Poco da qualche parte, insomma, quel meccanismo c'è, o che l'ha programmato, o che va a verificare, o che produce qualcosa, insomma, da qualche parte c'è, ed è anche l'artefice del cambiamento, perché non sono le macchine che producono, portano velocità, ma non portano innovazione in sé, è l'umano, ma che porta l'informazione, l'innovazione. Grazie mille Alessio, davvero è stata una bellissima chiacchierata di business, di tecnologia, ma soprattutto, ripeto, di fattore umano. Grazie mille e voltiamo pagina. Sono qui con Filippo Ligresti di Dell Technologies. Perché? Perché volevo parlare di come la tecnologia sia diventata fondamentale, no? Per le aziende, per il business, ma soprattutto vorrei partire dall'evento che è stato fatto pochi giorni fa qua a Milano, e in cui insomma c'era tanta voglia di vedersi, di incontrarsi e di capire che cosa sta succedendo. Quindi Filippo, benvenuto alle Tech Show, mi fa sempre piacere averti come ospite e vorrei proprio partire da qui. Lo è sicuramente, però prima di parlare di temi tecnologici io direi di dire che la tecnologia è diventata super centrale nel business delle aziende. Le ricerche ci dicono che l'89% dei leader, dei CEO aziendali a livello mondiale ha inserito direttamente dentro i propri progetti di crescita la tecnologia. Quindi la tecnologia e il digitale è embedded nei progetti di crescita, di business di crescita del business delle aziende, quindi molto importante ovviamente. Chiaramente poi per poterla inserire bisogna poter contare su delle fondamenta molto solide, molto flessibili, molto agili, a maggior ragione in un periodo come questo in cui ci siamo resi conto che è una situazione di incertezza e anche in cui è molto difficile prevedere il futuro, no? Chi può prevedere quello che succederà domani? Chi avrebbe previsto quello che è successo negli ultimi 3 anni e tantomeno quello che è successo nell'ultimo anno? Quindi ci vogliono delle fondamenta solide, flessibili e agili, e qua entrano in gioco le tecnologie di cui parlavi poco fa. Quindi il cloud, multi-cloud, come lo chiamiamo noi, le nuove tecnologie che abitano, lasciami dire, il business real time, la società real time, l'edge, tutto il tema della cyber security, e ultimo ma non ultimo, forse primo nelle preoccupazioni anche dei CEO, il coinvolgimento e la motivazione, l'engagement dei propri collaboratori, perché appunto le aziende riescono a crescere, a funzionare, a fare progresso fin tanto che i loro dipendenti, i loro collaboratori riescono a contribuire, lasciami dire, usare questo termine molto italiano, anima e corpo, con l'azienda, e quindi la motivazione e l'energia dei propri collaboratori è sicuramente un tema centrale, nonché di trovare le giuste competenze da inserire in azienda in questa fase. Un tema sono d'accordo, no? Il fattore umano è ritornato estremamente centrale, non tanto solo per le scelte, non tanto solo per le competenze, ma perché abbiamo rimesso in cima ai nostri bisogni, no? Il nostro benessere, il benessere dell'azienda, quindi tutto quanto l'abbiamo rimesso un pochino in fila, ce lo stiamo dimenticando, se vogliamo, perché poi le contingenze, la guerra, la crisi economica data dall'energia, no? Tutto quanto ci sta mettendo in discussione. Però questo dobbiamo portarcelo a casa. Dall'altro lato abbiamo imparato, come dicevi, che la tecnologia è uno strumento di business, è uno strumento che ci permette di fare cose che prima non potevi fare in modo diverso, e insomma queste comunicazioni ce lo insegnano ampiamente. Detto questo, voi che siete al centro di questo mondo vivete poi anche di tante partnership, quindi avete tante competenze che sviluppate, ma poi non potete essere soli. Anche questo è un grande cambiamento, no? Se vogliamo. Se vuoi, per noi in Dell l'innovazione è sempre stato un concetto, o legata a un concetto di ecosistema. Noi facciamo innovazione attraverso la nostra ricerca e sviluppo, investiamo moltissimi soldi in questo senso, ma facciamo anche innovazione collaborando con aziende esterne, quando si parla di tecnologici storici, che peraltro
ci hanno anche supportato e aiutato durante il nostro forum a 20 giorni fa, quindi insomma le più grandi società tecnologiche con le quali noi collaboriamo da sempre, VMware, Microsoft, Intel, per citare le più conosciute, ma ce ne sono molte altre. Poi facciamo innovazione anche partecipando a startup e nuove aziende attraverso la nostra fondazione. Abbiamo una azienda che è dedicata all'interno dei Dell Technologies a fare investimenti, un venture capitalist dedicato per fare investimenti in startups, e inoltre facciamo anche attraverso merge and acquisition, e non a caso insomma la più grande acquisizione della storia della tecnologia fino ad oggi è stata fatta appunto da Dell con l'acquisizione di EMC Square a suo tempo. Quindi l'innovazione si fa in partnership, si fa con ecosistema, si fa con gli integratori, si fa con anche chi come dire aggiunge dei pezzettini a quello che facciamo comunque noi, che è tantissimo, non c'è nessun'altra società che fa così tanto, tanto è vero che l'anno scorso abbiamo registrato il fatturato più ampio, più grande in ambito tecnologico, con oltre 100 miliardi, 102 miliardi qualcosa di fatturato per la precisione, e che appunto la dice lunga sull'impatto che abbiamo come azienda. Però ovviamente da soli, come dicevi prima, non possiamo bastare. Impatto che sul vostro business ovviamente che passa dai computer, quindi la parte più entry level, alle cose più incredibili, no? Dei server, dei server sui cloud, e quindi tutta questa serie di cose, una serie di competenze ovviamente che spaziano da una parte all'altra, no? Quindi davvero è un concentrato di competenze, un concentrato di soluzioni, ma che poi insomma le aziende devono anche un po' capire, no? Che quello step lì è lo step poi complicato, no? Cioè riuscire a spiegare quello che voi fate, perché poi il problema della tecnologia è poi quello. Lasciami dire di più, riuscire a spiegare quello che è possibile fare per quell'azienda, ed è questo un po' il compito che ci siamo dati, che ci diamo noi nel trasferire a chi si occupa di tecnologia all'interno delle aziende le possibilità anche che si sono nel tempo aggiunte e che è possibile attivare attraverso un uso delle tecnologie sempre più innovative e sofisticate che portiamo sul mercato, quindi lavorando insieme a chi si occupa di tecnologia nell'azienda per poter ragionare su quelli che sono i potenziali usi produttivi della tecnologia nel contesto del cliente, dove le aziende hanno all'interno un numero di persone che si occupa di questo tema, ma anche collaborando con i nostri partner nel cercare di rendere loro sempre più capaci di trasferire questa visione di possibilità che la tecnologia mette a disposizione su volumi molto più ampi a questo punto, perché attraverso la nostra rete di partner noi andiamo a raggiungere davvero decine di migliaia di aziende in Italia e possiamo davvero aiutare in maniera importante in questa modernizzazione, questo diciamo cambiamento dell'economia locale nostra italiana. E allora, visto che abbiamo parlato di questo, entriamo un pochino più nel merito, no? Cioè, il nostro mercato è fatto di grandi aziende, immagino curate dai vostri account, di medie che sono curate un po' in partnership con dei vostri partner, quindi con qualcuno che li segue, e poi delle piccole aziende che faticano ovviamente a districarsi in questo perché non hanno le competenze all'interno, no? Però hanno un grande potenziale, e mi sembra di aver capito che anche per voi questa cosa qui si emerga, no? da tutto quanto. Come funziona questo meccanismo? Come fate a gestire? Allora, intanto davvero possiamo contare su un ecosistema di collaborativo molto, secondo me, efficace, nel senso che anche sulle grandissime aziende noi ci avvaliamo del supporto e della collaborazione di integratori e partners che ci consentono di confezionare davvero una soluzione completa. Quindi c'è sempre modo, diciamo, la collaborazione appunto è l'elemento chiave, questo ovunque. E questa collaborazione ovviamente diventa ancora più spinta, perché non possiamo raggiungere direttamente con i nostri 700 collaboratori in Italia migliaia e migliaia di aziende.
Però possiamo farlo attraverso, dicevo, appunto, centinaia di partners tecnologici, partners e di integratori che lavorano con noi, cercando di aiutare loro intanto nella formazione e con la fornitura di soluzioni sempre più integrate e sempre più efficaci, da una parte, ma dall'altra parte anche supportandole selettivamente, quando è il caso, nella elaborazione di un progetto. E sarai sorpreso, anzi devo dire, io sono rimasto sorpreso del verificare la sensibilità che oggi esiste su questi temi sia della tecnologia che del contributo al business della tecnologia, sia di quanto sia importante mettere in sicurezza, assicurare resilienza anche dal punto di vista cyber alle piccole imprese. Questa sensibilità che ho visto in quest'ultimo anno così forte anche nella cosiddetta PMI. Ti posso dire che noi abbiamo portato avanti, concluso importanti progetti di, chiamiamola, cyber recovery o di cyber resiliency su aziende di dimensioni piccole, che vuol dire che questa sensibilità, questa attenzione, questa criticità della tecnologia è assolutamente percepita un po' su tutto lo spettro della industria italiana. Però questo è un po' un posto, un punto di forza, no? Nel senso, l'aver una grande competenza nel salvare i dati, gestire i dati, questo poi emerge nel dover rifare il backup, no? Quindi io ho salvato i dati, una fotografia di quello che è successo, ritirarlo su, diciamo, era un vostro passaggio naturale, no? L'esigenza, certo, però si è ampliata tantissimo, no? Cioè, quando mi dici una PMI, il tema della PMI, della sicurezza, è uguale a quello della grande azienda. Magari non ha una VPN sviluppata, un certo tipo di cose, ma il dato, il server, dove vengono memorizzati, il cloud, sono sempre gli stessi temi, no? Che sia piccolo o grande, e credo che lì molto sia stato fatto, no? Sì, concordo al 100%. Cioè, a livello culturale, sto dicendo, cioè, la sensibilità c'è. La sensibilità c'è, te lo posso assicurare, ripeto, perché come tu sai, lo avrai sentito moltissimo negli ultimi anni, si è sempre parlato di una scarsa sensibilità rispetto ai temi della sicurezza, no? Perché è un po' come un'assicurazione, tipicamente uno l'attiva dopo che ha subito o ha avuto qualche problema. Devo dire che invece, quindi il fatto che ci sia tanta sensibilità oggi su questo tema, anche nella piccola e media impresa, vuol dire intanto che la tecnologia è diventata critica e importante per i loro processi, per il loro business, perché altrimenti non avrebbe senso mettere appunto a assicurare la continuità a questa tipologia di servizi. In secondo luogo, che i leader di aziende, gli imprenditori, sono resi conto di tutto ciò. Dicevo forse inizialmente che non a caso l'89% dei CEO a livello mondiale ha dichiarato di aver ormai fatto diventare integrale, diciamo, gli sviluppi tecnologici ai propri piani strategici di sviluppo di business. Quindi la tecnologia o il digitale non è più qualcosa a parte, faccio un progetto digitale, no, il digitale è dentro ogni progetto di espansione di azienda, così come è dentro ogni progetto di efficientamento, di ottimizzazione, di controllo della, diciamo, e ottimizzazione dei costi energetici e così via. Quindi qualsiasi tema oggi si voglia affrontare, e anche partendo dalla produttività e dall'engagement dei propri collaboratori, bisogna fare i conti con la tecnologia e con l'opportunità che la tecnologia offre. Ultima domanda. Il Filippo Ligresti che va dai clienti, no? Perché so che ami ancora molto questa cosa, no? E si siede, no? E ascolta le esigenze, no? E che cosa prendi da questi clienti italiani? Guarda, la cosa che prendo è intanto la grande passione che io trovo in ogni imprenditore che incontro, in ogni leader che incontro, per quello che fa, per la propria azienda, grande vicinanza ai propri dipendenti, un senso di responsabilità importante. Soprattutto, lasciami dire, la piccola e media impresa, dove io, diciamo, aziende tra i 500 e i 1500 dipendenti, dove molto facilmente io incontro l'imprenditore, ti rendi conto che
per l'imprenditore l'azienda è un pezzo della sua famiglia, un pezzo importante di se stesso, e ti rendi anche conto che in effetti anche per i dipendenti, per i collaboratori, sempre di più il lavoro che svolgono è in qualche modo collegato al proprio senso identitario, quindi c'è un fortissimo legame. E c'è una preoccupazione da parte degli imprenditori nel cercare di mettere sempre di più le persone nella condizione di essere efficaci, lavorare meglio, con più passione, più coinvolgimento, anche perché si rendono sempre più conto che le persone sono un elemento fondamentale, un ingranaggio chiave per il successo dell'impresa, sempre di più. Sono d'accordo. Allora, grazie davvero Filippo, perché insomma, è sempre bello sentirmi raccontare da te, che comunque vada, hai una visione molto complessiva, no, di questo mercato, quello che sta succedendo. Ma mi è piaciuto molto insomma questo aspetto, insomma, il fattore umano, che mi sembra un po' il legame di questa puntata dell'edizione. Chiave. Allora, grazie mille e voltiamo pagina. We believe that, you know, fashion is the ultimate way of self-expression. And Snapchat's core competencies is for people to express themselves, you know. And because doors are so cool to our audience, whether it's expressing themselves through visual messaging or expressing themselves through the way they dress, we feel the match very easily. And thanks to augmented reality, we can make the bridge between the online world and the offline world for people to experience product. You know, instead of having to go on a website, on a brand's website, to look for a product, I wouldn't know what would be the size of that product, you know, how that would fit really on me. And so the whole point on fashion and Snapchat really is about helping people experience product, see how products look on them without having to go into a store. So this is what we feel augmented reality can help people, and not only help people experience product, but also brands improve the consumer experience online. Visto che ci sono molte delle vostre tecnologie che sono inserite all'interno di siti di e-commerce di varie marche per provare scarpe, vestiti, gioielli, no? Questo è un nuovo livello di computazione, credo che non sia solo un algoritmo, perché c'è molta tecnologia, intelligenza artificiale e via di seguito. Ma quante persone lavorano sul progetto? A lot. A lot means hundreds of people. Okay. The if you look at augmented reality on Snapchat, it's 250 million people who engage with augmented reality every day. 250 million people every day. So you can imagine that behind this, there's a whole and huge team who's working on improving the technology and making it safe for our users. And as you just mentioned, the first step is how do we delight our users with the new technologies, and the next step is how do we work with brand to incorporate our technologies in their own properties. So whether it's their website, their application, their stores, this is the way we visto che avete molti prodotti, e questo è anche gli spectacles fanno parte di quello, pensi che il futuro vada davvero verso questa direzione, quello di indossare degli occhiali per entrare nel mondo virtuale? Yeah, I mean, we have a huge focus, which is augmented reality, as I mentioned, and spectacles is a new kind of computer, you know. We believe the next version of the web will be about experiences, and these experiences will be fueled with augmented reality. For people to be in the real world, because that's what we're passionate about, is about human interactions in the real life. So adding AR glasses to look at the world around you to improve people's life, I think that's a good statement. Okay, thank you so much. Of course, Gigi, thanks. Thank you.
Sono qui con Mattia Scoli di Jellyfy. Perché? Perché ha fatto un intervento al forum Retail che a me è piaciuto molto, parlava di metaverso, di NFT e via di seguito, quindi ho voluto invitarlo alla Tech Show per farmi un po' raccontare qual è la visione, che cosa pensa, cosa sta succedendo in questo mondo del metaverso. Ma quello che stiamo vivendo, adesso io non ho qualche anno, non troppi, diciamo che ho visto nascere i social, non ho visto nascere il mondo e-commerce, diciamo, quindi diciamo, o meglio, ero un po' giovane per riuscire a ricordarlo. Quello che stiamo vedendo, se vogliamo dire in maniera storiografica, è una nuova rivoluzione, un po' come quando nacquero i primi social, cui si vedeva da lontano una grandissima onda di tsunami e dove sarebbe andata effettivamente ad atterrare, facendo quali effetti non era ancora ben chiaro, però era molto molto evidente che qualcosa di estremamente grande si stava muovendo. Quello che stiamo vedendo, diciamo, dico le cose sia positive che negative. Parto dalle negative: è tantissimo vapore acqueo che si è alzato, tantissima confusione, se vuoi anche nella testa dei clienti, diciamo così, e comunque delle aziende, anche proprio nell'identificazione del termine metaverso, e questo ahimè è un po' un tema abbastanza trasversale. Dall'altra parte, cosa molto carina, parlo soprattutto per il mercato che conosco un po' meglio, che è quello fashion retail, tanti esperimenti che stanno cominciando a dare degli spunti evolutivi alle aziende, con un approccio in alcuni casi che io sposo veramente, diciamo, startup like, capendo che questa volta, forte del passato, bisogna mettersi nella testa di sperimentare. A me piace questo approccio, no? Perché io lo racconto sempre in tutte le mie cose: bisogna sporcarsi le mani, provare, cercare di capire, trovare delle strade, delle opportunità, no? Perché essendo un mondo nuovo possiamo andare veramente in tutte le direzioni, no? Essendo in uno spazio addirittura non più a 360 gradi, ma possiamo esplorare davvero lo spazio, no? Quindi questa è la cosa importante da raccontare. Dopodiché da qualche parte bisogna partire, no? E quindi voi cosa consigliate? Allora, un po' se vuoi sta nell'azienda in cui lavoro, pensiero mio che spero. Credo che questa è una considerazione che secondo me bisogna fare. Siamo da un anno a questa parte, in realtà volendo anche meno, le case che hanno ispirato tantissimi a dire accidenti il metaverso, molto spesso sono attaccate a dei brand che hanno una possibilità di sbagliare, di correggere il tiro, spesso molto più grande di quella che può essere un'azienda italiana, semmai anche molto strutturata. E secondo me questo è un tema da non dimenticare. Perché citare i nomi che adesso non citerò, ma che tutti conosciamo come pionieri del metaverso, come dire, aziende che stanno facendo cose interessanti, non vuol dire che un'azienda che fa anche solo, non so, 500 milioni di fatturato in un settore sia esattamente lo stesso modello. Quindi io quello che dico sempre, e a me forse è banale da dire, ma credo che nel digitale serva poi anche scaricare i pilastri a terra, e fare sostanzialmente due considerazioni. Che brand sei? Ammetto che sia fashion, retail, manufacturing, perché ci sono cose interessanti anche nel mondo della produzione industriale. Assolutamente. Che brand sei? Qual è il tuo target e che cosa ne vuoi ottenere? Perché la cosa che ad esempio ho visto in alcuni che hanno fatto degli esperimenti, hanno venduto più NFT che conversioni sull'e-commerce. E lì c'era un problema, come dire, una considerazione evidente che non è stato fatto. Il tuo prodotto, il tuo brand va benissimo per, come dire, per un NFT che ha un valore, ma poi se lo porti da un'altra parte, quell'utente non ha più la capacity di spesa per comprarti anche l'altra cosa. Quindi hai fatto un esperimento, benissimo, però devi correggere. Secondo me l'analisi a monte, e ne parlavo anche con un direttore marketing che io stimo tantissimo, con cui ci si è confrontati tanto, lui era metaverso scettico, non metaverso pessimista, però faceva proprio questo ragionamento: bisogna capire chi sei, dove stai andando e qual è il tuo obiettivo che vuoi raggiungere. Se dici alla tua azienda, al tuo fondo, alla tua proprietà, faremo i milioni sul metaverso,
forse stai rischiando un po' oggi. Bisogna capire cosa vuol dire milioni di cose. Allora, beh, insomma, i dati in questo momento del metaverso, delle varie piattaforme, non sono esattamente esaltanti, no? Per cui, insomma, c'è un po' anche di questa discussione. Detto questo, c'è una parte comunque economica, no? Che si sviluppa intorno al metaverso. Quando tu accennavi agli NFT, se ne sono venduti più di quanto sono state le conversioni sull'e-commerce, danno una misura precisa e dettagliata di quello che è oggi un sistema economico che può ruotare intorno al metaverso, ma gli NFT, per capirci, non sono esclusiva del metaverso. E questo potrebbe essere poi quel tramite, no? Eh sì, guarda, la cosa bella di questo mondo è che se non ti informi per 2 settimane ti sei già perso dei pezzi. Questa forse è la cosa più stimolante, ma anche la grande fatica. Mi capita spesso di confrontarmi in situazioni come queste e riuscire a essere update rispetto alle ultime case, alle ultime sperimentazioni, non è banale. Credo però che, come dici tu, ci sia un leitmotiv interessante legato al mondo dell'NFT, che, come dici, l'NFT non è il metaverso. Discorso, come dire, può essere più o meno noto, però credo che l'NFT possa diventare uno strumento che aiuta le aziende a sfruttare in maniera diversa sicuramente un ecosistema digitale che ancora in certi casi viene vissuto solo e soltanto in relazione a un mondo fisico. Credo che il concetto di NFT possa effettivamente riuscire a connettere l'entità uomo, donna, adesso non voglio entrare, l'entità umano. Essere umano, esatto, con un mondo digitale, e far sì che effettivamente che il valore che le aziende faticano così tanto a trasmettere all'interno di un mondo digitale possa effettivamente diventare parte di una catena valoriale ed esperienziale che viene riconosciuta. In Jellyfy, ad esempio, una delle prime esperienze che abbiamo fatto sono state legate al mondo del finance, non così paradossalmente, perché in quel caso non effetti aiuta, ma si sta muovendo tantissimo anche nel mondo manufacturing, nel mondo dell'entertainment, non per niente, e sta arrivando anche al mondo chiaramente del fashion e retail, esclusi quei mondi, quei brand e quelle esperienze di cui abbiamo parlato. A me piace molto il concetto di NFT, e mi piace molto perché porterà un'evoluzione dell'esperienza digitale. Banalmente il concetto di wallet, che non tutti hanno, ma che secondo me diventerà estremamente comune di qui a breve, secondo me quello sarà probabilmente il passaggio fondamentale affinché venga sdoganato. Sai, una volta quando si pagava non si pensava di poter pagare col telefono, è uguale, lasciami dire che è un'evoluzione di quel tipo lì da un certo punto di vista. Anzi, ti dirò di più, è di più, perché io con un NFT non è semplicemente pago, ma diciamo acquisto diritto che potrà trasformarsi in un qualche cosa, in qualcos'altro, potrebbe spegnersi appena lo consumo, potrebbe restare. Cioè, il bello è che l'applicazione che lì è estremamente libera. È proprio questo. Sentivo ultimamente un po' di esperienze, diciamo alcune esperienze strane che sono arrivate, sono state quelle dei professionisti della musica e dell'arte, non per niente, che per primi sono arrivati a capire che c'è un diritto, diciamo, e c'è una possibilità di collaborare in qualche maniera, di essere connessi tra generatore del contenuto e fruitore del contenuto. Mi raccontavano ieri sera, in realtà, che addirittura la testata giornalistica di Bob Ovieri sta cercando di trasformare in NFT i suoi articoli, perché vengono ripresi da tutti quanti i portali. E non lo sapevo, il motivo per cui dicevo prima è fatica starci dietro, e mi ha fatto riflettere, perché è un modo assolutamente nuovo. Io ad esempio personalmente non ci avevo pensato, ma che comincia a dare una direzione molto forte all'NFT, e comincia a diventare concreta e a misura di persona, e questo per me è molto bello, al di là del, chiaramente, del tema metaverso, che diventa un estensione, diciamo, connesso, ma non direttamente interdipendente. È uno strumento tra i tanti che vengono utilizzati nel metaverso, no? Però non è esclusivo, e quindi la cosa interessante è quella. Un'ultima domanda, che però è anche un pochino una provocazione, no? Sì. Nel momento in cui
insomma, siamo in un momento in cui la creatività, visto che abbiamo gli NFT, abbiamo visto che possiamo dargli mille interpretazioni, il metaverso possiamo dargli mille interpretazioni, la creatività entra davvero nel mondo del digitale, no? Cavolo, però raccontarlo alle aziende, riuscire poi a sviluppare dei progetti non è così automatico, cosa ne pensi? Non è automatico, credo però che, ti do la mia esperienza, nell'arco di 6 mesi, diciamo da giugno in poi, adesso ti do un mese, ma per dire veramente un periodo molto breve, abbiamo cominciato, mi è capitato personalmente di fare incontri, meeting con le aziende dove si comincia davvero a mettere la testa. Poi la dinamica dello scarico a terra può essere un po' più lunga, questo è vero, perché come dire, i conti economici hanno bisogno di qualche certezza in più, ma guarda, voglio fare come dire, un po' un lancio anch'io. Nel 2023 sarà per n ragioni, è vero che la finanza dice un anno di crisi, secondo me è un anno dove proprio per questo le aziende cominceranno a dire che quello è l'esperimento su cui andare a puntare, anche perché la soglia di ingresso non è necessariamente così alta per riuscire a trovare alle prime sperimentazioni, e questo secondo me può essere un grandissimo aiuto. Allora, veramente, Mattia, grazie mille, perché è stata una bella chiacchierata di cultura sul tema, no? Per cui siamo partiti dal metaverso. Grazie a te. E, ma la cosa bella è che così magari ti sfruccuglio un po', come hai detto, è facile parlare dalla finanza, più difficile andare in altri settori, no? Detto questo, e visto che hai detto guardo in là e guardo al futuro, quali sono i settori secondo te che potrebbero darci delle soddisfazioni? Allora, secondo me, perché sono i settori che hanno più cognizione del concetto di prodotto da un certo punto di vista, il mondo manifatturiero riuscirà prima di tutti a trovarci, secondo me, davvero il valore, sicuramente nel concetto di NFT, ma non saremo, arriveranno più tardi a un vero valore anche nel metaverso, inteso come esperienze, diciamo, di evoluzione del mondo della vendita digitale. Dire retail e dire fashion è banale, il fatto è che è un mercato un po' più complicato da un certo punto di vista, e quindi sta già succedendo, e lasciami dire, sarebbe scontato dire quel settore. Secondo me il manifatturiero, che ha la cultura del prodotto, in cui il prodotto è l'azienda stessa, potrebbe trovare davvero una forte spinta nel riuscire a creare progetti basati appunto su blockchain, NFT e in ultima istanza metaverso. Allora, grazie mille Mattia, davvero, perché è stata proprio una bella chiacchierata, e anche lo sguardo al futuro mi è piaciuto, e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del LaTeX Show. Ci stiamo avvicinando a una tappa fondamentale per il LaTeX Show, per quanto mi riguarda, quindi insomma vi farò sapere qualcosina in più, lo vedrete su tutte le mie piattaforme social. Vi ricordo insomma di farmi sapere che cosa vi è piaciuto, mettere i like, mi piace, tutte queste cose qui che insomma fanno parte ormai della nostra vita quotidiana, ma di farmi sapere quali sono gli argomenti che volete che vengano trattati nelle prossime puntate, in modo che io possa attivarmi e mettere insomma in pratica, trovare qualcuno che venga a parlarne qui. Ma a questo punto mi resta altro che dare l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!